Oggi è giovedì, è il 13 giugno, ma soprattutto è giovedì. E quando il giovedì siamo qui a quest'ora è perché parliamo di teatro insieme a Tamara Malleo. Buongiorno Tamara! Buongiorno, buongiorno Fabio, buongiorno agli ascoltatori e le ascoltatrici di Cristal Radio e di Good Morning Milano. Allora, come Come va? va? Bene, bene, tu Come va? Tamara, come va? Bene, Come va? bene. Oggi mi sono svegliata con questa luce, Non anche è, se non è, non è, non è, sì, non sembra, sembra strano, visto che ci svegliamo con la pioggia ultimamente, quindi esatto. insomma. Però magari la pioggia ci aiuta ad entrare ancora a teatro. No, senta, No, ma a no, teatro si basta, entra sempre, infatti, anche sta se pioggia non ci piove. aiuta a fare niente, non aiuta nulla, nulla, neanche l'agricoltura, mi hanno detto che insomma è un disastro anche per l'agricoltura, cioè veramente non aiuta niente questa pioggia. Lo so, però cioè, è così, anzi dobbiamo Infatti. riflettere su tutta questa pioggia, ma non solo sulla pioggia. E quindi per entrare dentro queste riflessioni mattutine che come sempre sai saranno leggerissime, Dici perché io pure, mi dici porto pure, dove ci porti? Allora, vi porto in tre teatri molto diversi e molto distanti fra loro, con dei temi che però due dei temi si collegano tra loro. Allora, iniziamo subito con Teatro Fontana, siamo in zona Isola, si può raggiungere sia con la metropolitana gialla fermata Zara o con la metropolitana lilla fermata Isola, quindi dipende da dove arrivate, o con la 92. Quindi con la, diciamo, la circonvallazione, con la linea che percorre la circonvallazione. Allora, Teatro Fontana, in via Boltraffio, ultimo spettacolo, diciamo così, della stagione ufficiale, I Masnadieri, è una produzione di Elsinore, che è la, diciamo così, la compagnia del Fontana, con la regia di Michele Sinisi, che è un regista che lavora moltissimo col Teatro Fontana e con Elsinore. I Masnadieri è un'opera di Schiller, quindi siamo, diciamo così, alla fine dell'Ottocento, scusami, alla fine del 1781, quindi siamo in un'epoca molto lontana da noi, ma in realtà, come sappiamo, i grandi classici attraversano il tempo. Michele Sinisi ci ha abituato a prendere i classici e a riattraversarli. In questo caso la vicenda è quella di un padre e dei suoi due figli. Si racconta appunto la storia di uno di questi due figli, che è quello che si sente il meno amato della famiglia, farà di tutto per screditare e eliminare il fratello, che invece è quello che viene più considerato all'interno del sistema familiare. Attraverso delle azioni anche violente, e questo spinge il fratello, appunto, diciamo così, tra virgolette, preferito, a mettersi a capo di una banda di facinorosi, e quindi si innesta un meccanismo di violenza che porta a delle esasperazioni assolute, e quindi si riflette anche su da dove nasce la violenza e dove può portare un atto di violenza, anche partendo da un sistema appunto familiare. Quindi sono in scena fino al 23 di giugno, quindi c'è tutta la prossima settimana per poterli andare a vedere al Teatro Fontana in via Boltraffio. Allora, poi Fontana. adesso ci spostiamo in un teatro che ormai, diciamo così, è per noi molto familiare, che è il Teatro Elfo Puccini. Si trova in Corso Buenos Aires, quindi si raggiunge facilmente con la metropolitana rossa, fermata Lima o fermata Porta Venezia, e si sta, diciamo così, ultimando la rassegna Nuove Storie, firmata da Francesco Frongia, tutto incentrato sul tema, diciamo così, sul tema femminile declinato in forme molto diverse. In questo caso, fino stasera e domani sera, ve lo consiglio perché l'ho visto io l'altra sera, Monologo di una buona madre. È uno spettacolo molto intenso, con Lea Berletti e Werner Bass, che sono una compagnia che appunto si occupano di lavorare moltissimo sulla parola, e in questo caso la parola è sviluppata sul tema della buona madre. Che cos'è la buona madre? Dove Bella domanda. ci si spiega il senso di inadeguatezza, della fallibilità, della creatività, del tempo, e di cosa è una donna rispetto al tema della madre, quindi quanto si annulla la sua essenza di donna per entrare dentro il senso di madre, e se esiste ancora una volta che ha avuto dei figli, se esiste ancora come donna. Ed è un tema molto interessante. In questo caso non c'è assolutamente nulla in scena se non lei, Wow. Lea Berletti, quindi la parola viene esaltata ancora di più. C'è un lavoro anche sul suono e sulle ombre,
E quindi sull'idea della moltiplicazione dell'immagine di una donna nel suo ruolo di madre attraverso forme diverse. Quindi è veramente un viaggio interessantissimo, peraltro molto impegnativo per l'attrice, perché dura 1 ora e 20 di monologo e quindi è molto intenso, però vi assicuro che è un viaggio che vi porta in una riflessione sulla maternità che va al di là di quello che solitamente sentiamo sul tema maternità. E sempre sul tema maternità, quindi in questo caso siamo in all'Elfo Puccini, okay, Corso Buenos Aires, stasera e domani sera. Invece, perfetto, ultimo appuntamento per questa per questo nostro incontro, andiamo ad Olinda e quindi ci troviamo negli spazi dell'ex ospedale psichiatrico Pini, sì. Siamo in zona Afori, quindi si può raggiungere con la metropolitana fermata Afori, ma siamo all'interno della rassegna da vicino nessuno è normale, che si svolge appunto ad Olinda tutti gli anni da ormai più di 25 anni, quindi è un festival che poi potete appunto trovare su internet, trovate tutto il programma sul sito di Olinda ed è un programma molto interessante perché appunto si sviluppa su temi vari legati in qualche modo alla salute mentale o comunque ad un processo legato alla salute mentale. In questo caso parliamo di maternità. La compagnia Fanny Alexander, che è una compagnia appunto molto nota, che ha fatto anche che ha già parlato di maternità attraverso il lavoro di Elena Ferrante, portando in scena un testo di Elena Ferrante proprio sul tema della maternità, La figlia oscura. In questo caso la maternità è un romanzo di Sheila Eti, che appunto la compagnia Fanny Alexander porta in scena, in qualche modo anche coinvolgendo il pubblico, perché il pubblico avrà dei telecomandi e dovrà rispondere a delle domande in maniera molto netta, con un sì o con un no attraverso questi telecomandi, e la appunto Chiara Lagani, che è protagonista in scena, si relazionerà con queste risposte legate alla maternità, ma non appunto le risposte sono sì o no, bianco e nero. Ok. Ma davvero la maternità di maternità si può parlare in questo modo? Diciamo, ci si pone delle domande e quindi diciamo che lo spettacolo ruota intorno a degli interrogativi che la protagonista si pone rispetto al tema della maternità e rispetto a quello che le persone che sono presenti in quello spettacolo, in quella serata, si chiedono sulla maternità. Sarà in scena stasera e domani sera appunto a Olinda, sperando che il tempo regga, perché Olinda si svolge all'aperto, quindi speriamo che il tempo regga, che possa permettere lo svolgimento dello spettacolo. Beh, tutto quello di Olinda è veramente quello di Da vicini nessuno normale, uno dei festival ormai che sono più di 25 anni, dicevi, 25 no? anni. Insomma, sì, e c'è di tutto, davvero. Fateci un giro, andate a vedere su internet, perché c'è teatro, c'è musica, c'è anche da mangiare, c'è veramente di tutto. Sì, c'è tanta musica, tanto teatro, e ogni anno ci sono cose interessanti che passano da Milano grazie appunto al questo appuntamento con Da vicini nessuno Da vicino nessuno è normale. Tamara, grazie per i tuoi suggerimenti. Ti chiedo, ricordaci anche dove possiamo continuare a seguirti, a vederti e ritrovarti. Grazie Fabio. Allora, se volete seguire degli approfondimenti sul teatro, oltre agli spunti che diamo qua in trasmissione, Teatromania è in onda il venerdì su Milanao, canale 191 del digitale, sul sito www.mediaposon.it/Milanao, e invece lunedì in replica alle 23:30 su Antenna 3, canale 11. E conosciamo anche i protagonisti di quello che ci racconti, so che appunto io vedo sempre che vengono tanti ospiti a trovarti, ti colleghi sì, con chiunque in giro per il mondo, quindi insomma c'è veramente... Facciamo degli approfondimenti, quindi per cercare di capire cosa c'è dietro il pensiero di uno spettacolo, come si raggiunge, no, la realizzazione di uno spettacolo, e ultimamente stiamo anche facendo degli approfondimenti letterari, quindi delle possibili proposte di lettura per quest'estate. La lettura, diciamo così, è va sempre bene, però l'estate ci permette di avere più tempo, e ci sono degli spunti di lettura molto interessanti, perché cerchiamo sempre degli autori che vanno un po' al di là delle classifiche dei libri, ma andiamo su temi che ci possano portare al di là di quello che conosciamo, di quello che pensiamo di volere in qualche modo, e quindi è sempre molto stimolante. Grazie. Qual è allora il libro che hai sul comodino in questo momento, allora, se dice così?
Allora, il libro che presento domani è Devi brillare, che è un libro di Francesca Pellas con, sulla storia di Moana Pozzi, perché quest'anno, diciamo così, sono passati 30 anni dalla morte di Moana Pozzi, che è un personaggio che ha molto diviso, diciamo così, ed è un personaggio che noi siamo legati a un'idea di Moana Pozzi, invece questo libro ci permette di aprire delle nuove finestre su una donna che ha fatto del suo corpo, oggi che si parla molto di donna e di libertà, ha fatto del suo corpo un'arma di libertà, che poi può essere, insomma, con tutto quello che ne consegue, diciamo, esatto, ecco. Quotidiano, però in quel, ricordiamo che stiamo parlando degli anni Ottanta e di un mondo che era molto diverso da quello di oggi, o forse non era così diverso, e quindi anche con questo, di questo si parla nel libro. Però devo dirti che l'ho trovato una lettura molto interessante, perché attraversa l'idea di una donna che voleva essere, diciamo così, doveva essere in un modo, invece lei ha scelto di essere in un altro, combattendo contro qualsiasi tipo di incasellamento culturale in cui la volevano inserire, e quindi la riappropriazione del proprio essere al di là del pensiero altrui. Insomma, interessante, sì. Buona lettura allora, e poi appunto seguite domani Tamara Maglia, grazie, che presenterà Fabio questo libro nella sua trasmissione, quindi grazie Tamara ancora, noi ci sentiamo giovedì prossimo, e siamo, insomma, speriamo di beccarci e ritrovarci magari a teatro anche, ok? Certo, l'abitudine del teatro, grazie a te, continua ogni settimana, grazie Fabio e grazie alle tue collaboratrici, a presto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, ciao! Grazie ancora Tamara, andiamo con un po' di musica adesso, è il momento di Sting con Desert Rose.